Onorevole Giachetti, se non mi sbaglio, è il primo firmatario per questo appello sul divorzio breve. Sì, sicuramente, non so se sono il primo, ma comunque sicuramente tra i più convinti. Ecco, per noi è stato molto importante la sua firma, sappiamo anche delle sue iniziative. Le chiedo ancora per il divorzio breve, in che modi cercherete di fare pressione, se possiamo dire così, ai capigruppo? Ah, guardi, devo dare atto che il capogruppo del Partito Democratico è un anno che inserisce, ogni volta che ci sono le conferenze capigruppo, si esprime attraverso una lettera al Presidente della Camera i desiderata dei gruppi per la messa all'ordine del giorno in calendario delle varie questioni. Noi è un anno che mettiamo nella nostra lettera tra le priorità quella dell'esame del divorzio breve. Purtroppo, diciamo, poi la conferenza dei capigruppo che delibera a maggioranza ha in particolare nel PDL un freno e ogni volta per un motivo o per un altro si tenta di rinviare. Io ho parlato ancora con il capogruppo Franceschini un'ora fa e lui mi ha detto che ritornerà a chiedere la messa in calendario, anche perché è una, non dimentichiamola, un'iniziativa che in commissione sostanzialmente è stata approvata all'unanimità, cioè c'era un accordo abbastanza vasto di tutti i gruppi. Quindi non si riesce a spiegare per quale motivo non si riesca a mettere all'ordine del giorno. Certo. La sua iniziativa, sappiamo che anche lei sta portando avanti un'iniziativa non violenta, quindi se ce la vuole illustrare. Sì, no, guardi, sto facendo uno sciopero della fame semplicemente per chiedere che venga rispettato l'impegno che tutti i leader politici hanno assunto da quando la Corte Costituzionale, quasi un anno fa ormai, ha bocciato il referendum che chiedeva di ritornare alla precedente, cioè al Mattarello. Tutti hanno detto che bisognava cambiare la legge elettorale, tutti hanno detto sempre che bisogna restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti, però sono solo parole, che si sono succedute per 11 mesi e io a luglio ho chiesto che dalle parole si passasse ai fatti. Purtroppo siamo arrivati alla fine della legislatura e di fatti si vedono pochi, e a dire il vero quei pochi che si vedono sono veramente deprimenti. Da quando sciopero della fame? Ho fatto 35 giorni a luglio, poi ho sospeso per 3 settimane in coincidenza con la chiusura del Parlamento, ho ripreso il 2 settembre, credo siano 82-83, non mi ricordo. Beh, i nostri auguri e complimenti. Ma complimenti no, purtroppo. Conferenza stampa sul divorzio breve, onorevole, cosa ne pensa? Lei è un firmatario? Sì, io sono un firmatario perché credo che questa sia una legge giusta che la società civile aspetta da tempo e trovo imbarazzante che ci siano ostacoli che vengono frapposti da chi in questo paese non vuole mai riformare nulla. Io personalmente sono laico, non ho alcun atteggiamento di tipo antireligioso, anticlericale, però credo che innanzitutto la società civile deve essere messa nelle condizioni di essere al passo coi tempi. Credo che oggi è un'esigenza sentita e questo vi ha dato una risposta. La buongiorno ha detto il Vaticano starnutisce e tutti hanno il raffreddore, cosa ne pensa? Chi ha detto scherzando una verità che esiste. Grazie mille. Marco Beltrandi, deputato radicale, lo abbiamo sentito in una puntata di Radio Radicale con Diego Sabatinelli, ci ha detto cose molto interessanti che noi non sapevamo su questa legge sul divorzio breve. Mi sembra molto evidente, questa legge era nel calendario, nella scorsa primavera, a un certo punto è stata tolta, evidentemente c'è una decisione politica, è una decisione che sappiamo anche da dove viene. Il problema è che arrivati a questo punto della legislatura, di fatto con un mese di lavori parlamentari ancora, perché questa è la realtà, nella pienezza è estremamente difficile riuscire a portare a compimento questa importante riforma. Ci aveva detto durante la puntata appunto di Radio Radicale che, ed era martedì, che praticamente i lavori per quella settimana erano conclusi, quasi una vacanza all'inizio della settimana. È una cosa che capita sovente o solo adesso perché è successo un problema con qualche legge, con qualche votazione? No, sovente non accade così. È però vero che buchi, anzi vogliamo dirla tutta, assenza totale di programmazione nei lavori c'è. Per esempio oggi noi siamo qui da ore inchiodati e dovremmo passare altre ore qui inchiodati non sapendo se si voterà una certa cosa o meno e dobbiamo aspettare fino a sera e nessuno sa se la nostra attesa qui, cioè 630 persone pagate dallo Stato con funzionari, tutto quello che comporta, produrranno oggi pomeriggio una decisione oppure non produrranno nessuna decisione e si aggiorneranno. Io, per esempio, fino a ieri sera non sapevo qual era l'ordine dei lavori di stamattina. Quindi c'è una totale, un'altra anomalia del Parlamento italiano, una totale disorganizzazione.
Totale di disorganizzazione 630 deputati, sappiamo che i firmatari sono 20, esclusi poi i 6 radicali che ovviamente hanno firmato. Un 20 su 630, che numero, che cosa significa questo numero per questa legge che è ovvia? Allora, diciamo anche che non siamo stati aiutati dal calendario dei lavori, perché non abbiamo avuto, da quando abbiamo presentato questo appello ai parlamentari, non abbiamo avuto una sola settimana di lavori veri della Camera, nemmeno questa, perché questa ha avuto 3 fiducie e quando ci sono le fiducie i parlamentari sono difficilmente, sono in movimento, diciamo così. Quindi nemmeno questa è stata una buona settimana. Quindi il numero, sicuramente andando a chiederglielo, il numero salirebbe molto. Però non ci nascondiamo che c'è un problema politico e che a questo punto il calendario lavora contro di noi. Quindi a noi quello che importa adesso soprattutto è di far pagare cara questa decisione politica di insabbiare per chissà quando poi l'ennesima riforma fondamentale attesa dai cittadini. Grazie. Grazie. Rita Bernardini la conosciamo bene, l'abbiamo seguita anche a Montecitorio nella distribuzione delle piantine di cannabis. E se fosse possibile accumulare i motivi per fare sciopero della fame, lei oggi ne avrebbe 4, 5, insomma, più o meno 20, dal 25 di ottobre che è sciopero della fame per quanto riguarda l'amnistia. Oggi la troviamo anche sul divorzio breve. Su questa legge ha detto qualcosa di molto importante oggi. Chi dovrebbe rappresentare il popolo si permette dei lussi che al popolo non dà neanche lontanamente. La sopportare al popolo italiano dei pesi incredibili, perché non potersi ricostituire una famiglia per una coppia che ha deciso di non vivere più insieme è qualcosa di molto grave. E dicevo durante la conferenza stampa che tutti giustamente parlano della situazione economica del paese, dei gravi problemi che ci sono, e che non si rendono conto questi signori, che pure cercano, dicono di voler trovare delle soluzioni, che quando sono compressi i diritti umani anche l'economia ha difficoltà a viaggiare. Vale anche sul fronte della giustizia. È un paese ingessato il nostro, che non riesce a corrispondere alle esigenze dei cittadini, ed è per questo motivo che tutto questo viene fatto sott'acqua, che la gente non deve essere informata, perché loro lo sanno che l'80% degli italiani è favorevole al divorzio breve. Addirittura è favorevole a non avere la fase di separazione come avviene in quasi tutti gli stati europei, che era la nostra proposta, che però non è stata abbinata in commissione giustizia come materia estranea. Insomma, è obbligatorio separarsi, per cui il compromesso era di scendere da 3 anni a un anno di separazione, 2 se ci sono i figli. Nemmeno questo compromesso è accettato. E quindi è una classe politica istituzionale che non ha il coraggio di dire un sì o un no. Perché? Perché sa che l'opinione pubblica, se sapesse di questo comportamento, la sfiducerebbe completamente. Ecco perché contano su questo. Opinione pubblica che comunque si è schierata anche per quanto riguarda il discorso amnistia questa sera sotto Regina Coeli, una grande battitura, il quarto giorno di sciopero della fame sia per i detenuti, per i loro familiari, per alcuni delle polizie penitenziarie. Insomma, c'è stato un grosso movimento, come avvenne già a giugno se non mi sbaglio. Sì, ma noi ritroviamo nelle carceri la parte più ragionevole. Cioè, in questa comunità, Marco Pannella dice dalle catacombe, secondo me c'è una maturità così profonda che è capace di fare delle proposte al paese. E se pensiamo che noi abbiamo un'infrastruttura come quella della giustizia che è completamente bloccata dai milioni di procedimenti penali e cause civili e pendenti, dov'è la ragionevolezza se non dal messaggio che arriva dalle carceri, che dice qualcosa di fondamentale, e cioè che la Costituzione, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo affermano che i trattamenti inumani e degradanti sono vietati.
La nostra Costituzione presuppone che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, qui non c'è nessuna rieducazione. Io ho letto pochi minuti fa le parole del Presidente della Repubblica, perché oggi si sono riuniti i direttori penitenziari di 47 stati dell'Unione Europea. Il Presidente della Repubblica che cosa ha detto? Ha detto che c'è un'emergenza, perché noi siamo il primo paese quanto a sovraffollamento delle carceri, c'è un'emergenza, i diritti umani devono essere rispettati, bisogna fare il possibile, però quelle parole così profonde che aveva pronunciato più di un anno fa alla fine di luglio ormai se le è dimenticate. Insieme alla prepotente urgenza. Esatto, ormai sappiamo tutti che il massimo che ci potrà dare questo Parlamento, che è pronto a darci il Ministro della Giustizia, sono delle misure alternative che non serviranno a niente ai fini del sovraffollamento carcerario e delle condizioni inumane e degradanti. Perché? Perché la messa alla prova e la detenzione domiciliare come pena principale sono previste solamente per quei reati che hanno una pena edittale massima, cioè la pena massima prevista per legge che non viene mai comminata. E quindi in galera per quei reati non ci sta nessuno. Quindi mi è stato risposto, quando ho fatto questa obiezione ovvia, che però dal punto di vista culturale intanto abbiamo introdotto la messa alla prova, ma noi non abbiamo bisogno di fare cose culturali, noi abbiamo bisogno di fare leggi che siano efficaci. Questa legge che si preannuncia non è efficace. Quindi la Severino si può portare pure a casa e dire: io ho approvato la messa alla prova, ma non servirà a niente. Grazie.